Ciao a tutti amici di fcinternews.it, è finita da pochissimo Inter Victoria Pulsen. L'Inter doveva vincere e ha vinto. Ha vinto 4-0, una partita rotonda, una partita ben giocata, una partita dominata dall'inizio alla fine, senza subire mai un tiro in porta, senza subire mai vittoria. Una vittoria comoda che qualifica l'Inter per il secondo anno di fila agli ottavi di finale, e questa è un'impresa. È un'impresa perché l'Inter, quando è stato sorteggiato il girone, non aveva per nessuno possibilità, o comunque aveva poche possibilità di qualificarsi, e serviva un miracolo. Il miracolo è stato, impresa è stata. L'Inter passa agli ottavi di finale di Champions League, fa 10 punti nel girone, con un girone composto da Bayern e Barcellona, perdendo per ora solo dal Bayern. Adesso si va a Monaco e vediamo quello che succede. Tutto quello che viene di più è guadagnato, l'importante è già stato ottenuto. Gioca una bella partita, ma il problema non era tanto l'avversario. Victoria Pulsen è una squadra assolutamente abbordabile, che fino ad oggi aveva 0 punti in classifica e va via da San Siro con altrettanti punti in classifica. Il problema era il peso della partita, il peso del pallone, l'importanza del match, che poteva comunque scuotere un po' le certezze dell'Inter. Infatti, i primi 20 minuti, fino al gol di Mkhitaryan, l'Inter è sembrata un po' tesa, un po' nervosa, non ha subito nulla, ovviamente, però passaggi sbagliati, ripartenze gestite male. Il gol di Mkhitaryan, su un'azione fantastica di Marco Bastone, oggi sulla sinistra Di Marco ha fatto quello che voleva. Il gol di Mkhitaryan sblocca la testa dell'Inter, le gambe dell'Inter, poi arriva il raddoppio di Dzeko, ancora servito da Di Marco, e nel secondo tempo l'Inter fa accademia. E arriva anche il gol del 4-0 di Romelu Lukaku, è entrato al minuto 83, all'86 ha già segnato il gol, ha fatto un assist per Correa, che purtroppo non butta la palla in porta. E pochi minuti per giudicare lo stato di forma di Lukaku, abbastanza minuti per giudicarne l'importanza, perché in Champions League entri, tocchi due palloni, segni un gol. Tra l'altro il gol costruito da lui, perché lui arriva riceve la palla a spalle alla porta al limite dell'area di rigore, tocca per Correa, che è bravo a ridargli la palla, e poi a tu per tu col portiere Romelu non si fa intimorire, segna il gol del 4-0, torna quindi con gol e morale. E niente, quindi adesso pensiamo alla Sampdoria, perché c'è un campionato da ricominciare, e bisogna fare i punti perché siamo tanto lontani dalla vetta della classifica, quindi non si può mai sbagliare, però con un pensiero in meno, che è quello della qualificazione in Champions, che è arrivata, e quindi la partita con il Bayern diventa una partita sicuramente da onorare, però una partita dove si possono gestire le forze, dove non si ha la necessità di fare per forza il risultato. Quindi una partita in meno, diciamo così, nel calendario, in vista dell'arrivo dei mondiali e la fine di questa prima parte di stagione. Ci si può concentrare sul campionato, arriveranno partite molto difficili. Adesso c'è la Sampdoria in casa arriverà anche il Bologna, ma soprattutto ci saranno le trasferte di Bergamo con l'Atalanta e di Torino con la Juventus, quindi un calendario comunque molto difficile. Sempre forza Inter, un bravo anche a Simone Inzaghi, che ha passato un girone difficilissimo. Gli si fa le critiche quando se le merita, pensiamo che se le meriti, gli si fa i complimenti quando porta a termine un'impresa del genere. Quindi bravissimo mister, bravissimo Simone Inzaghi, sempre forza Inter.